Dopo il successo dello scorso anno torna in uno dei borghi più belli d'Italia la seconda edizione di Come un libro all'aperto, la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo tra le vie, luoghi suggestivi e piazze di Mondolfo e Marotta. Ricco il calendario di appuntamenti e numerosi gli autori di grande rilievo a livello nazionale nel panorama della narrativa, del giornalismo, della saggistica, dello sport e della musica. L'evento, patrocinato dalla Regione Marche, si svolgerà dal 14 al 17 giugno e il 3, 6, 7 e 8 luglio. Il tema di questa seconda edizione è raccontare e raccontarsi, quindi le storie come possibilità per conoscere, scoprire, riconoscersi e quindi identificarsi. Partiremo dal 14 di giugno con Marino Bartoletti, che è un grandissimo ritorno perché verrà a raccontarci il terzo libro della sua trilogia, La discesa degli dei. Poi avremo diversi altri autori come ad esempio Davide De Zan, che verrà a raccontarci sul libro Pantani per sempre, e poi altri ospiti come Massimo Cirri e Chiara D'Ambros, poi altri come ad esempio Paolo Crepè, Fabio Caressa e, andando avanti, Fabio Genovesi. E per chiudere poi l'8 luglio in Piazza del Comune ci sarà anche una serata spettacolo, una serata musicale con Paolo Iannacci ed Enzo Gentile, che verranno a presentare in un mix tra musica e parole il libro Enzo Iannacci, ecco tutto qui. Perché la rassegna sarà anche un'occasione per ricordare due anniversari importanti, i 50 anni della morte di Pablo Picasso, con il libro di Michela Tanfoglio, Picasso, la mala arte, e appunto i 10 anni dalla morte di Enzo Iannacci. Verrà anche conferito il premio, la prima edizione del premio Come un libro aperto ad Enzo Iannacci e Paolo Gentile, proprio per l'opera su Enzo Iannacci. Presidente onorario della rassegna di quest'anno, Marino Bartoletti. Sì, non avrei mai pensato di diventare presidente più o meno onorario di questa manifestazione, però lo scorso anno, quando presentai il mio libro Piazza Marotta, nacque un feeling talmente importante che alla fine non ho trovato argomenti per dire di no. Quando mi è stato chiesto questo impegno l'ho fatto con grande piacere. Avrò due volti, anzi tre a questo punto, oltre a quello di presidente, quello di intervistato per La discesa degli dei, che è il mio hit di quest'anno, e poi io stesso farò tre serate per le quali ho contribuito a procurare anche gli ospiti, che sono perfettamente complementari in una rassegna che veramente ha della complementarietà e dell'alto livello le sue caratteristiche principali. La Piazza del Paese, il Chiostro di Sant'Agostino, i Giardini della Rocca, Piazza dell'Unificazione e il Molo di Marotta sono solo alcuni dei luoghi dove gli autori dialogheranno a stretto contatto con il pubblico. Il programma completo è visibile sul sito del Comune di Mondolfo e sulla pagina Facebook della manifestazione. Siamo soddisfatti come amministrazione comunale per come questa rassegna continua a crescere, riscuotendo l'adesione di figure importanti del panorama culturale italiano. E quest'anno, oltre ad ospiti di grande rilievo, abbiamo fortemente voluto Marino Bartoletti, che ringraziamo, l'abbiamo voluto come presidente onorario della rassegna, e con la sua presenza darà ancora maggiore valore e prestigio a questa iniziativa culturale diffusa. E siamo certi che il pubblico premierà la qualità delle storie, degli autori e di chi dialogherà con loro. L'edizione 2023, che si svolgerà a giugno e luglio, avrà tra gli ospiti di spicco Iannacci, Crepè, Caressa, Cirri, De Zan e tanti altri ospiti.